Studenti dell'Istituto Falcone Scauda di Torre del Greco, protagonisti dell'iniziativa ministeriale Libriamoci, che promuove la lettura ad alta voce. Io credo che oggi più che mai è necessario riappropriarci, riavvicinarci alla lettura, ad alta voce, a bassa voce, leggere. Leggere, noi qui stiamo all'interno dell'iniziativa ministeriale Libriamoci. Quindi la proposta della dottoressa si è inserita subito in quella che era una scelta del Collegio dei Docenti. Attenzionare la lettura in questo momento sia fondamentale per più motivi. Innanzitutto perché a volte i ritmi della nostra vita, e parlo degli adulti, ci portano a trascurare quelle letture che non solo rappresentano cultura, rappresentano conoscenza, rappresentano nuovi apprendimenti, come qualcuno si è espresso, viaggiare, no? Mentalmente, ecco, non potendolo fare in questo periodo molto facilmente fisicamente, ma vuol dire godere del piacere della lettura. Ospite a scuola la psicologa Maria Pinaccardo, che è stata la lettrice volontaria per gli alunni delle classi terze dei plessi Scauda ed Orsi. Psicologa e presidente dell'Associazione Ateneo Centro Studi e Ricerche, ha letto un brano di Rodari e ha consegnato alla scuola la Little Free Library a forma di tempio greco, donata da un'ex allieva della scuola. Lo scorso venerdì, invece, la psicologa Alessandra Foroncelli Nicolao ha incontrato i ragazzi delle classi terze di scuola secondaria, letti brani su femminicidio e violenza contro le donne, in vista della giornata internazionale del 25 novembre. Già docente dell'istituto, oggi in pensione, è stata lettrice volontaria per le classi terze di scuola secondaria di primo grado. Chiudiamo questa settimana del Leggo Perché, del leggere ad alta voce, con una serie di letture, come ha detto prima la professoressa Fusco, su le donne. Perché? Ci ho pensato, all'inizio volevo trovare delle letture, diciamo, ecologiche, no? Sull'amore nei confronti della natura, sull'amore e il rispetto nei confronti della natura. Però ho pensato che il primo rispetto non parte da fuori, ma parte da dentro. E se noi riusciamo a recuperare dentro di voi il rispetto e l'amore nei confronti di chi è altro da noi, allora abbiamo vinto. Abbiamo superato tutti i bla bla che si sentono da parte degli adulti, anche perché voi avete il futuro in mano, avete il presente e il futuro, siete voi che potete cambiare, io non posso cambiare niente. Adesso tocca a voi, e per poter costruire qualcosa dovete modificare qualcosa dentro di voi, non fuori, dentro. Per andare dentro bisogna leggere. Perché bisogna leggere? Perché la lettura è magia, ci porta in altri spazi, in altri mondi, in altri territori. Perché la lettura ci consente di sognare, ci consente di aprire quello che viene definito il pensiero divergente. Se noi riusciamo ad avere un pensiero diverso sulle cose, facciamo meglio anche i problemi di matematica. Riusciamo a capire, riusciamo a modificare, quindi per aumentare la nostra creatività, per aumentare il pensiero divergente, il pensiero creativo, per riuscire ad essere nuovi, dobbiamo leggere.